rinnovato l'ufficio di presidenza dell'Assemblea, riviste le specie cacciabili in Piemonte, Consiglio regionale più risparmi ed efficienza. In apertura della seduta del 20 dicembre, il Consiglio regionale ha osservato un minuto di silenzio per le vittime dell'attentato terroristico di Berlino. L'Assemblea ha poi licenziato il documento di economia e finanza regionale e la legge che ha ridotto le specie cacciabili in Piemonte. Approvate due mozioni sulla situazione dei 21 lavoratori precari dei centri per l'impiego del Piemonte, di cui in mattinata è stata ricevuta una delegazione. Il Consiglio si è poi riunito il 22 dicembre per rieleggere l'ufficio di presidenza alla scadenza di metà legislatura. Durante la seduta è stato approvato un ordine del giorno per garantire l'omogeneità dei servizi di psichiatria territoriale nella SL Unica di Torino. Il 28 dicembre, infine, l'Assemblea ha approvato il bilancio del Consiglio regionale e l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte. In copertina! Alla scadenza dei 30 mesi previsti dallo Statuto è stato rinnovato l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale. Riconfermato con 32 voti il presidente Mauro Laus, Partito Democratico, i due vicepresidenti Nino Boeti, Partito Democratico, 25 voti per la maggioranza, e Daniela Ruffino, Forza Italia, 13 voti per l'opposizione, e i consiglieri segretari Angela Motta, 32 voti, e Gabriele Molinari, 31 voti del Partito Democratico. Per la prima volta entra nell'ufficio di presidenza il gruppo del Movimento 5 Stelle, con il consigliere Giorgio Bertola, che ha ottenuto 17 voti. Il Consiglio regionale il 20 dicembre ha approvato a maggioranza la legge che regola nuovamente le specie cacciabili in Piemonte, ripristinando la tutela su 13 di esse. Dal 2012 alcune specie tutelate erano infatti state reinserite nel calendario venatorio della regione. Dopo 20 anni i cacciatori hanno riniziato a cacciare le anatre, perché il Tribunale amministrativo in quest'estate ha di fatto dato parziale accoglimento ai ricorsi delle associazioni venatorie. Questo perché era decaduta una legge regionale sulla caccia e per questo di fatto queste specie che erano protette, insomma, in questi 20 anni sono ritornate nel calendario venatorio. Per questo abbiamo dovuto fare una legge ad hoc per far sì che queste 12 specie di anatre siano di nuovo protette, e in più a queste 12 ne abbiamo aggiunto una tredicesima, che è il merlo. Inserire nuovi divieti quando in Regione Piemonte manca da ormai troppi anni una legge sulla caccia non è utile, è come se si facesse una legge sul commercio partendo dalle sanzioni e dai divieti, non dalla sua regolamentazione. Per questo motivo questa legge non soltanto è una legge inutile, ma non è neanche una legge prioritaria. Aver impegnato molte settimane in commissione e in consiglio per discutere di una norma che non avrà sostanzialmente efficacia, perché da qui a poche settimane si chiude la stagione venatoria, dimostra come non siano ben presenti quelle che sono le priorità dei piemontesi. È continuato anche nel 2016 il cammino di risparmio e di efficientamento intrapreso dal Consiglio regionale. È quanto è emerso nel corso della tradizionale conferenza stampa di fine anno. Il completamento dei costi del percorso finalizzato ad efficientare i costi della politica è merito di ogni singolo consigliere, perché se ogni singolo consigliere non avesse dato il suo contributo e non avesse fatto la propria parte, la comunità piemontese poteva tranquillamente consegnare ai consiglieri regionali cifre dei 9, 10 o 11 mila euro. Invece è stato efficientato al massimo. Adesso il percorso è completamente finito. Chiaramente stiamo lavorando per dare sempre più trasparenza ai nostri comportamenti, alla tracciabilità di tutte le iniziative, e rendere, come dico sempre io, questo palazzo completamente di vetro. Abbiamo voluto dare invece come comunicazione istituzionale obiettivi chiari e specifici, e precisamente sugli stili di vita, le buone pratiche e sui diritti civili, diritti umani. Che significa? Significa divulgare, spiegare, comunicare affinché il singolo, il cittadino, abbia sempre più consapevolezza del ruolo che ha all'interno della società.
Nel 2016 l'Assemblea si è riunita 72 volte e ha prodotto 27 leggi e 56 deliberazioni, 37 i progetti e disegni di legge presentati, 297 le riunioni di commissione, molte le iniziative di comitati e consulte. La consulta europea si è mossa in questa direzione con un successo enorme, 3.000 i giovani coinvolti, una formazione ampia non soltanto con i giovani ma anche con i docenti e poi un grande lavoro fatto su tutto il territorio piemontese a favore degli amministratori locali che devo dire hanno risposto come sempre con grande entusiasmo. Quindi direi che gli obiettivi della consulta europea sono stati raggiunti e c'è già la programmazione per il nuovo anno che va nella stessa direzione, certa che i numeri aumenteranno ed anche l'interesse, perché l'Europa è un riferimento, lo è per i nostri ragazzi e lo è per gli amministratori. Come Presidente del Comitato per l'affermazione dei valori della resistenza e dei principi costituzionali, questo è stato un anno davvero impegnativo. La cosa più importante è stato il riconoscimento da parte del Presidente della Repubblica della medaglia d'oro al merito civile per il Piemonte per i 20 mesi di lotta partigiana. Non era mai successo nella storia del Paese che una regione avesse questo riconoscimento. Il fatto che il Presidente della Repubblica personalmente sia venuto ad apporre la medaglia d'oro sul nostro gonfalone qui a Palazzo Lascari è stato davvero un momento di grande commozione.